tanti ritornelli. Salve a tutti, oggi e buon venerdì, lo so che sono giorni molto particolari, ma oggi essendo venerdì inizia anche il weekend. Certo. E quindi ci muoviamo, andiamo a ballare, andiamo a muoverci, andiamo di qui, di là, di su, di giù, a destra, a sinistra, manca a poppa e a prua. Vabbè, tanto per dirle tutte. Tutte, va bene. Benvenuti a Ritornelli da Paola Belloni. Da Luciano Nelli. E dalla nostra Paola, che momentaneamente è la nostra assistente, che è lì che dorme tranquilla. Aspetta l'ospite, in cagnesco lo sta appena guardando. Arriva l'ospite, buh. Vabbè. Oggi partiamo con Luciano Nelli, mattinata. Wow. Un grande successo, una bella intuizione della Universa, ed è stato, ha avuto... non posso dire quanti, ma milioni di scaricamenti. Eh sì. E quindi grazie. Downloads sono importanti. È stata una cosa molto importante, al di là del discorso, chiamiamolo finanziario, ma è proprio un bel, come dire, una grande soddisfazione. E poi abbiamo Franco Bagutti, poi Daniela Cavanna e poi Walter Losi e Lorenzo Polidori in una bellissima polca. Devo dire che l'ho ascoltata in questi giorni. Molto molto bella, sono proprio bravi, bravi, bravi. Poi oggi abbiamo anche la nostra Valentina, sì, essendo venerdì, che ci fa ascoltare la canzone del momento. Sì. E poi i nostri Miro. Partiamo? Andiamo, Luciano? E allora partiamo con Mattinata da Luciano Nelli, originale, proprio con il testo originale, proprio grazie a questa intuizione dell'Universo è stato veramente questo il successo degli scaricamenti. Soprattutto in Cina, in Taiwan, in America, un po' dappertutto. Vabbè, e anche in Italia, ovviamente, certo. In Scandinavia, dove io sono una specie di un mito, sei un mito. Proprio un mito, proprio no, però no, qualcosa. Vabbè, mattinata per tutti voi.
Jukebox Daddy, che vediamo un po', io ho il ditino pronto, chi è che ci ha scritto per oggi? Ci hanno whatsappato da Arezzo. Arezzo, ehi. Patrizia, per Michele. Presto andremo a Arezzo, proprio sì. Vicino ad Arezzo, in una bellissima serata, a gennaio. Ciao Luciano e Paola, una canzone per il mio ragazzo Michele. Con tanto amore gli dedico Bello Amore, cantata da Martina. Il vostro programma è sempre più bello, vi seguiamo tutti i giorni su Idea Plus. Patrizia, ma grazie Patrizia, noi siamo felicissimi di questo ed abbiamo proprio per te pronta Franco Bagutti, canta Martina, Bello Amore per Michele. E vai, tu boss dediche. E adesso dall'ultimo album di Daniela Caman, che è molto brava, una grande artista, ci piace veramente alla grande, ci fa ascoltare Banane e Pampero. Quella. Grande. Hai capito? Altro che Banane e Lamponi, Banane e Pampero. Banane e Pampero. Ok, prodotta dalle edizioni Novalis, Daniela Caman. Una spiaggia in prima fila, fino sulla Tour Eiffel per cercare te. Cambio scarpe, cambio hotel, perché cambiare mi dà adrenalina. Caffè doppio la mattina. La mia storia si cancella tra 24 ore. Vorrei avere il tuo coraggio, orsa maggiore. Io che non ho più scuse da usare, si ferma il cuore. Banale. Volo, non so dove andare.
Andiamo a conoscere meglio l'artista di oggi, vediamo che cosa riusciremo a scoprire di più, qualche altarino magari, facciamo delle domande molto piccanti, eh? Ok. Qualche confidenza. Vai così, conosciamoli meglio, vai con la sigla. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto. Facciamoli meglio, cari amici, nel salotto di Ritornelli sono ritornati Gabriele Montini and Lindy Way. Ben arrivati. Ciao. Che splendore. Che new look. Io ti ringrazio. Anche scusami, ma fra donne non ti abbiamo considerato. No, ma sono abituato. Del look della Lindy. Anche durante la serata sono abituato. Ecco, no, raccontami questa cosa, perché l'orchestra Gabriele Montini, che è formata da... Siamo in sei, siamo. Però nessuno vi considera, tutti guardano Lindy, è così la storia. Noi passiamo il secondo piano, perché è lei, eh? Veri. Lei, vabbè, lei. Il fulcro, il personaggio fondamentale, poi è bravissima. Ha una voce così warm e così black, giustamente. Calda e così, no? No? Tutti, lei viene, lei sale dopo sul palco, tutti sì. Si aspettano la cantante da liscio, normale. Certo. Beh, direi quando, che... Invece quando sale lei... Rimangono, tutti rimangono davvero folgorati, poi devo dire col new look, col nuovo look che ha Lindy Way, proprio. E voi, ecco, l'orchestra come è strutturata, Gabriele? Allora, in orchestra noi siamo in sei, abbiamo un tastierista, abbiamo un batterista, abbiamo un ragazzo giovane, una new entry, Thomas, 17 anni. Wow! 17 anni. E cosa suona Thomas? Fisarmonica, sax. Caspita, carino, un po' strumentista. È molto bravo al pianoforte. Vedi, le nuove generazioni che ci piacciono tanto. È vero. Chi lo decide, Gabriele, il programma? Lo decidiamo io e lei insieme. Però la Lindy Way è più di polso, immagino, no? Se Lindy Way, per esempio, dice io voglio cantare oggi Bette Davis Eyes, secondo te cosa cantate? Bisogna farla cantare. Infatti oggi facciamo quella. Oggi facciamo quella. No, a parte gli scherzi, oggi facciamo Bette Davis Eyes. Però nella serata la canzone che proprio non puoi fare a meno di cantare? La più richiesta? La più richiesta, dipende, perché è talmente vasto il repertorio che ha, che se mi chiedi qual è, tutti vogliono ascoltare in generale il repertorio internazionale che internazionale, lei. Beh, poi sì, fatto, insomma, con sapienza, esatto. Anche perché devo dire, molto dotata vocalmente. Italiano ancora, sì? Sì, anche. Ora sì, è molto diverso, internazionale. Internazionale. Ancora... Anche in italiano. Ma anche in italiano, sì, certo. Sì, canta anche in italiano, canta. Ah, però a modo suo, giustamente, modo suo. Quindi con la con sua vocalità, con quell'accento che ci piace. Esatto. Quindi, Bette Davis Eyes, la accendiamo, l'orchestra di Gabriele Montini a ritornello. Her hands are never cold. She's got Bette Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Bette Davis eyes. And she'll tease you. She'll unease you. And she knows just what it takes to make a problem. She's got Greta Garbo's stand aside. She's got Bette Davis eyes. Questa cosa che vi presento adesso, pur non essendo il mio genere, devo dire, ma mi piace veramente alla grande, perché sono veramente molto bravi. E la canzone suonata con queste due fisarmoniche è veramente molto bella. Bella. Un bel movimento, una bella polca, insomma, bella. Bravi. Sono Lorenzo Polidori e Walter Rosi con Black Bianco, and White. Bianco e nero.
E allora oggi è venerdì e come tutti i venerdì la nostra Valentina Carati, questa giovane brava cantante bolognese, ci fa ascoltare la canzone più, come dire, la più, più in voga del momento, voga della la più settimana. Gettonata, Vampire di Olivia Rodrigo. Il brano della giovanissima cantante statunitense è una ballata classica nella quale Olivia si rivolge ad un ex, accusandolo di essersi comportato da vampiro, succhiando il suo sangue, metafora per dire che ne ha approfittato di lei, del suo successo e della sua popolarità. Grazie alla sonorità leggera e sognante e al tema di fortissimo appeal sugli ascoltatori, la canzone diventa prima in quasi tutte le classifiche mondiali negli USA, debutta direttamente in prima posizione, 67esima nella storia, pensate a riuscirci. L'Olivia, sentiamo però la versione di Vale, sono curiosissima. È bravissima la Valentina, allora Valentina Carati. Give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, good guy, you got it. I see the parties and the diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold. There's some forbidden paradise. I loved you truly. Gotta laugh at this stupidity. Cause I've made some real big mistakes. But you made. Allora, Valentina Carati, si dice sempre Carati, Carati. No? Carati, ma Carati diciamo è così. Ma lei ne vale 24 di Carati. 24, ma L'abbiamo sempre detto. Forse anche 2, 18 e 18. Vabbè. Brava Vale. Brava Valentina. E adesso andiamo con i Miro, questa bella orchestra di massa, che ci fanno ascoltare questo arrangiamento di una canzone dei... Il grande Moby Dick, Banco del Mutuo Soccorso. Il Banco del Mutuo Soccorso. Ci piace. Vai. I Miro, per voi. Vola via. E danzerai sopra una stella marina, e danzerai col vento in cuore la luna. Muovi lì, vado a te, se ti innamorerai. Non fidarti della croce del sud, la caccia non finisce mai. Sicura se vuoi, tanti cavalieri del Santo Graal non ti raggiungeranno mai. E vola via sopra un vascello fantasma, e vola via verso la terra promessa. Muovigli, vada te, se ti innamorerai, e danzerai sopra una stella marina, e danzerai.
pazzi, dietro te non torno mai più. Vi salutiamo, ci domani. Vediamo domani, mi raccomando non mancate, domani arriva anche, beh, insomma, vabbè, domani, ci vediamo ciao. Domani. Ciao a tutti, da Paola Belloni, e da Luciano Nelli e da Ritornelli, e anche da Paola, assistente, certo, che o abbaia o dorme. Presente. Vabbè. Quanti ritornelli